Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, sono il Papo e benvenuti in questa nuova puntata di TG Rugby. Voglio iniziare subito la puntata parlando della Benetton Treviso che questo fine settimana ha scritto la storia del rugby italiano battendo il Cardiff a Monigo 27-23 nei quarti di finale di Challenge Cup. La prima volta nella storia del rugby italiano che una squadra riesca ad arrivare nella semifinale di una Coppa Europea. E credo che sabato, lasciate stare la partita, che la Benetton non ha neanche giocato tanto bene, non mi sono piaciuti, ma non sono piaciuti neanche agli esperti del settore. Non è stata una partita eccellente da parte dei Leoni, ma solo che l'abbiano vinta poi contro un avversario come il Cardiff è una gran cosa. Quindi non sto a criticare troppo gli errori che sono stati fatti. La Benetton che poteva concludere la partita nel primo tempo perché è andata in vantaggio con solo 3 punti, ma praticamente il primo tempo era tutto nella metà campo del Cardiff. Nel secondo tempo qualche errore di troppo, ma lasciamo stare tutte queste cose e pensiamo alla storia del rugby italiano che sarà scritta questo fine settimana. È la quinta volta che lo dico, ma lo dirò che 6, 7, 8, 10, 20 volte, perché è stata scritta una bellissima pagina di rugby italiano questo fine settimana. Rimanendo sulla Challenge Cup, vediamo un po' gli altri risultati. Abbiamo gli Scarlets che battono il Clermont 32-30 e non me l'aspettavo. Infatti nel video precedente avevo detto che avrebbe vinto Clermont e invece gli Scarlets, anche se di 2 punti, hanno vinto, una cosa che non mi sarei aspettato. Ho toppato anche il secondo risultato perché ho detto avrebbe vinto il Lione, ma il Tolone ha vinto e non di poco, cioè 48-23. Poi Benetton Cardiff 27-23. Infatti avevo detto che la Benetton avrebbe vinto, ero sicuro di questo, anzi credevo avrebbe vinto di molti più punti di quello che ha vinto, ma lasciamo stare questo. E per finire Glasgow Warriors che batte Emirates Lions 31-20 come da mio pronostico, anche se dai primi minuti della partita credevo che Glasgow avrebbe stracciato completamente i Lions, che invece hanno tenuto bene per gran parte della partita. Ma adesso passiamo alla Champions Cup, la massima Coppa Europea. Di 4 partite ho azzeccato 3 risultati, infatti Leinster contro Leicester Tigers, vince Leinster 55-24, risultato ampio, il Leinster ha dominato praticamente per tutta la partita. E quindi come da pronostico, il Tolosa batte gli Sharks con una vittoria netta 54-20, mentre devo essere onesto, ho toppato letteralmente Chiefs contro Stormers perché credevo che avrebbero vinto gli Stormers, invece gli Exeter Chiefs hanno vinto 42-17, un risultato, una vittoria molto ampia, e non me l'aspettavo assolutamente che Exeter avrebbe vinto così tanto contro gli Stormers. Mentre abbiamo la Rochelle contro Saracens, vince la Rochelle 24-10. I Saracens, non lo so, sono una squadra in campionato comunque forte e se la cava, però nelle coppe europee, soprattutto negli ultimi anni, non sta facendo granché. Cioè il campionato è molto forte, ma poi nelle coppe europee. Ma passiamo al Super Rugby, dove si sono giocate solo 4 partite. Perché 4 squadre, ovvero Chiefs, Waratahs, Fiji, Androa e Western Force, hanno avuto il turno di riposo. Quindi, parlando dei risultati, abbiamo Crusaders contro Mona Pacifica, vittoria dei Crusaders 38-21, e i Mona Pacifica hanno fatto veramente una bella partita e non mi sarei mai aspettato. Come ho detto nel pronostico, credevo che i Crusaders avrebbero vinto 50-60 punti a quanto? A 10-14 punti di Pacifica. Invece hanno vinto i Crusaders 38-21. E pensare che il primo tempo i Mona Pacifica erano in vantaggio sui Crusaders, adesso non mi ricordo il risultato preciso, ma era 21-17, mi sembra 21-17, e tutti erano allibiti. Poi vabbè, nel secondo tempo la squadra più forte si è vista in campo, che erano i Crusaders, ma non mi sarei mai aspettato e nessuno si sarebbe mai aspettato che Pacifica avrebbero fatto una prova di questo genere. Passando alle altre partite, abbiamo Reds che perde 24-52 contro i Brumbies, altra partita pronosticata. Gli Hurricanes battono gli Highlanders 29-14, altro risultato da pronostico.
I Blues battono nettamente i Rebels 59-17. Nel Super Rugby i pronostici li ho azzeccati tutti. Diamo ora un'occhiata alla classifica, dove vi ho messo con un pallino rosso, scusate se sono un po' torti, le squadre che hanno giocato un turno in meno. Vediamo un po' le posizioni in campionato. Abbiamo Hurricanes a 27, Uni Chiefs a 27, Brumbies a 26 punti, Crusaders a 23, Blues a 21. Secondo me il vincitore di quest'anno del Super Rugby è tra queste 5 squadre, e in particolare secondo me è tra Chiefs, Hurricanes e Brumbies, perché come ho detto nello scorso video, Crusaders e Blues quest'anno non sono più le corazzate degli anni scorsi. Quindi secondo me Hurricanes, Chiefs e Brumbies il vincitore sarà tra quelle tre. Ma può anche darsi che Crusaders e Blues, andando avanti alla stagione, riescono a consolidarsi. Poi nella parte media della classifica abbiamo Highlanders a 14 punti, Fijian 2 a 13, Reds a 11, Rebels a 10, Force a 9, Orotas a 8 e come ultima squadra abbiamo i Moana Pacific a 2 punti, che dopo la partita contro i Crusaders secondo me hanno preso, come si suol dire, un po' di coraggio, un po' di autostima. Quindi chissà se nelle prossime partite potrebbe esserci un colpaccio da parte dell'isolane. Ma concludiamo la puntata in Italia, dove si è giocata la finale di Coppa Italia tra Petrarca Padova e Vallore Reggio Emilia, dove il Petrarca si aggiudica la Coppa Italia 2023, vincendo 51-42 contro gli emiliani. Una partita molto bella. Pensare che Vallore Reggio Emilia anche nel secondo tempo era in vantaggio su Petrarca Padova, ma il Petrarca nel finale riesce a fare tre mete che ribaltano completamente il risultato. Si sapeva che il Vallore Reggio avrebbe comunque messo in difficoltà il Petrarca, ma alla fin fine, questa è una tipica del rugby, la squadra più forte ha vinto, anche se di 9 punti, ma ha vinto il Petrarca, vittoria più che meritata. Vorrei fare una polemica, scusatemi tanto, ma hanno giocato la finale di Coppa Italia alle ore 15 di sabato e un'ora dopo il kick-off della partita di Coppa Italia ci sarebbe stata Benetton Cardiff, quindi la maggior parte delle appassionate di rugby sono andate a vedere Treviso contro il Cardiff. La finale di Coppa Italia era a Verona, quindi anche vicino a Treviso. La maggior parte delle persone sono andate a vedere la Benetton e non è che, no, le persone c'erano, per carità, non è che fosse vuoto lo stadio. Però secondo me avrebbero dovuto gestirla meglio questa cosa. Magari fare la domenica di Pasqua, anche no la partita, ma posticiparla. Un weekend avrebbero trovato, e invece hanno fatto sta cosa e non mi è sembrata una grande decisione. Bene ragazzi, la puntata è finita, spero vi sia piaciuta, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivate la campanella per non perdervi nessuna puntata di TG Rugby. Noi ci si vede giovedì per il preview del prossimo fine settimana, anzi farò uno spoiler. La Benetton giocherà contro il Tolone a Tolone, una partita che sarà difficile, ma dopo quello che hanno fatto contro il Connacht, contro il Cardiff, secondo me una Benetton che ci mette testa, cuore, che non deve neanche sbagliare, deve fare quella partita perfetta, chi lo sa se ci può scappare il colpaccio. Ah, se vince un trittolone e c'è la finale a Dublino, io 99 su 100 vado a vedere la finale. Due biglietti d'aereo, vado alla Viva Stadium e mi guardo la Benetton in finale di Coppa Europea. Ho parlato fin troppo, perché di questo ve ne parlerò nel prossimo video. Detto questo, ci si vede nella prossima avventura. Questa è la Via.